Si dice che le nazioni di tutto il mondo siano state ricoperte da detriti metallici, residui degli schianti degli UFO. Alcuni esperti credono che questi frammenti possano contenere segreti inimmaginabili. Ma quanto sappiamo realmente su questi misteriosi metalli? Si sono già fatti strada nelle nostre vite di ogni giorno senza che ce ne siamo accorti? E soprattutto, rappresentano un grave pericolo che dobbiamo ancora capire? Da scafi che si riparano da soli a sinistri impianti alieni, unitevi a noi nella scoperta dei segreti dei metalli alieni. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di pubblico dominio. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati, quello che il governo americano voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti dell'universo. Del Rio, Texas, 1955. Il colonnello Robert Willingham fa parte di una squadra che svolge un'esercitazione aerea quando nota l'esplosione di una palla di luce più brillante di una stella che attraversa il cielo a tutta velocità. Willingham osserva con crescente curiosità finché l'oggetto curva di 90 gradi verso sud. Il pilota riceve il permesso di indagare e si lancia all'inseguimento. Segue l'UFO verso il Rio Grande, dove qualche istante dopo vibra e cade dal cielo, schiantandosi in territorio messicano. Tornato alla base, Willingham chiede l'aiuto di un collega e insieme volano sul sito dell'impatto a bordo di un piccolo velivolo d'addestramento. Lì trovano l'esercito messicano che controlla un disco d'argento conficcato nel terreno. Guardando attraverso un foro nello scafo, Willingham è sorpreso di vedere i corpi di tre alieni. I messicani chiedono agli americani di andarsene, ma prima di farlo, il pilota raccoglie un detrito dello scafo e se lo nasconde nella tuta. Se iniziamo a usare una tecnologia del futuro che dovrebbe esistere tra 10.000, 100.000 o perfino un milione di anni, e magari iniziamo a giocarci, ignari delle sue potenzialità, potrebbe profilarsi uno scenario davvero molto pericoloso. Tornato alla base di Fort Worth, Willingham esamina il frammento. Il suo interno ha una struttura a nido d'ape, ma il metallo si dimostra più forte dell'acciaio. I suoi tentativi di tagliarlo con la fiamma ossidrica non sortiscono alcun effetto. Il frammento non somiglia a nessuno dei metalli che Willingham ha visto finora. Ma prima di poter continuare la sua indagine, Willingham riceve l'ordine di consegnare il frammento a un laboratorio del Maryland. È l'ultima volta che vede e sente parlare del misterioso metallo. Subito dopo, Willingham riceve una telefonata minacciosa che lo avverte di non rivelare ciò che ha visto quel giorno al confine con il Messico. Passeranno 20 anni prima che il pilota racconti la sua storia. Che cosa è successo a quel frammento? Chi ha minacciato Robert Willingham? E perché era tanto preoccupato da farlo tacere? Gli esperti credono che per decenni l'esercito americano sia stato coinvolto in un programma segreto di retroingegneria dei reperti alieni per usarli nella creazione di armi altamente tecnologiche di prossima generazione. Come si sviluppa un metallo estremamente leggero e malleabile, ma allo stesso tempo più forte dell'acciaio? Forse esisteva nel futuro o su altri pianeti, ma una volta messe le mani su questa tecnologia, dovevamo riuscire a scoprire a cosa servisse e usare le nostre conoscenze industriali e scientifiche per riprodurla. È proprio questo il concetto alla base della retroingegneria. Alcuni pensano che un metallo alieno possa essere già stato portato a livello successivo nella tecnologia militare. Dossier segreto. L'incidente di Dalnegorsk. Dalnegorsk, Russia, 29 gennaio 1986. Gli abitanti della piccola cittadina mineraria sulla costa pacifica dell'Unione Sovietica osservano increduli una sfera rossastra che attraversa il cielo notturno prima di schiantarsi su una montagna. Una folla di curiosi si raduna sul luogo dell'impatto.
trovano un cratere fumante circondato da una vasta area ricoperta da uno strano materiale nerastro. Un'analisi più attenta mostra che questo materiale contiene strane sferette di metallo che, da quanto emerge in seguito, risultano essere di piombo, ma di un tipo diverso rispetto a quello conosciuto finora. 3 centri accademici sovietici e 11 istituti di ricerca hanno analizzato gli oggetti del luogo dello schianto. La distanza tra gli atomi di questo materiale è diversa da quella del ferro comune e a quanto pare i radar non sono in grado di rilevarlo. Se esposto ad alte temperature, nel materiale scompaiono alcuni elementi e ne appaiono di nuovi. Un pezzo sembra essere scomparso nel nulla davanti a 4 testimoni. La CIA avvia una propria indagine sull'incidente di Dalnyegorsk. Una relazione declassificata del 1989 dichiara che gli scienziati sovietici sono convinti che l'oggetto fosse un veicolo spaziale extraterrestre costruito da esseri di intelligenza superiore. Nei caotici anni successivi alla caduta dell'Unione Sovietica, alcuni campioni del metallo vengono portati fuori dal paese di nascosto. Recentemente, il Langley Research Center della NASA ha annunciato lo sviluppo di leghe metalliche che, se colpite da un proiettile, si chiudono al suo passaggio e che quindi guariscono come se fossero di tessuto vivo. Questa nuova generazione di metalli vivi della NASA è il risultato dell'ingegneria inversa della tecnologia aliena scoperta sui siti come Del Rio e Dalnyegorsk? Che altri effetti potrebbero avere questi elementi sul nostro futuro? Molti esperti credono che i metalli alieni rinvenuti sui luoghi degli schianti abbiano subito segretamente un processo di retroingegneria per creare tecnologie militari di ultima generazione. Ma per ogni schianto di UFO scoperto, quanti ce ne saranno non rilevati? E che effetti hanno queste masse di metallo alieno sul nostro ambiente? Delphos, Kansas, 2 novembre 1971. Il 16enne Ron Johnson sta lavorando nella fattoria di famiglia quando nota uno strano oggetto che si libra nel cielo notturno. È un velivolo metallico a forma di fungo che dalla base emette una luce accecante. Ron corre a chiamare i suoi genitori, ma nel frattempo l'UFO è quasi scomparso. Il velivolo comunque si è lasciato qualcosa dietro. È un cerchio luminoso che brucia il terreno. I Johnson lo descrivono come una specie di crosta, come se il suolo si fosse cristallizzato. Incuriosita, la madre di Ron tocca questo anello e perde immediatamente la sensibilità alle dita. La mattina successiva, la famiglia scopre che un acquazzone notturno ha lasciato il terreno intriso d'acqua, ma l'anello alieno è asciutto. La polizia conferma la descrizione dei Johnson. Un investigatore di UFO si reca sul sito per prelevare dei campioni del suolo dell'anello e analizzarli. Scopre che contiene particelle di idrocarburi sconosciuti alla scienza, oltre a una strana materia organica composta da fibre bianche e cristalline. Ma da cosa dipende? Che cosa ha trasformato il suolo in una nuova sostanza? La risposta si trova all'interno del guscio dell'UFO. Lo scafo delle navicelle spaziali umane è costituito principalmente da alluminio. Ma la tavola periodica degli elementi include anche un certo numero di metalli radioattivi relativamente rari sulla Terra. La presenza di questi elementi radioattivi potrebbe essere abbondante nei metalli alieni? Lo scafo dell'UFO di Delphos era radioattivo? O era intriso di energia cosmica che dobbiamo ancora capire? Solo 2 anni prima dello schianto di Delphos, nel 1969, il governo americano approva la Extraterrestrial Exposure Law, che vieta ai cittadini di avvicinarsi, entrare in contatto o recuperare qualunque essere, veicolo spaziale o altri beni che hanno penetrato la nostra atmosfera dallo spazio esterno. Presentata come misura necessaria per la sicurezza nazionale per evitare eventuali contaminazioni,
la legge dà alle agenzie governative l'autorità di porre in stato di quarantena gli eventuali trasgressori. Gli UFO rappresentano davvero un rischio per la nostra salute? Dossier segreto. I nidi di Tully. Queensland, Australia, 19 gennaio 1966. Il contadino George Pedley guarda incantato un enorme disco metallico che si alza in corrispondenza di una laguna vicina, raggiunge la cima degli alberi e accelera all'improvviso, svanendo in lontananza. Pedley è stupito a rivedere che il terreno fangoso è completamente sgombro e liscio come il fondo di una piscina. Il disco volante chiaramente è rimasto sott'acqua per un po'. Alla fine, sul terreno della fattoria, vengono trovati altri 5 nidi di UFO, come questo. L'incidente fa emergere domande preoccupanti. Il 70% della superficie terrestre è ricoperto da oceani, laghi e fiumi. Quanti dischi volanti si nascondono in essi? E questi strani oggetti possono rappresentare una minaccia per la razza umana? Tra poco, indaghiamo i casi documentati di persone che sono entrate in contatto diretto con i metalli alieni e ce ne rivelano gli effetti devastanti. Restate con noi e scoprirete i più sconvolgenti segreti dell'universo. Bentornati. Proseguiamo le nostre indagini. Molti esperti sostengono che la sola presenza di un UFO e la chimica del suo metallo possano avere effetti sull'ambiente già fragile della Terra. Che cosa succede quando le persone entrano in contatto con una sostanza metallica aliena? Suffolk, Inghilterra, 27 dicembre 1980. Il sergente James Penniston dell'Air Force americana, di stanza alla base aerea RAF di Bentwaters Woodbridge, riceve la segnalazione di strane luci lampeggianti nella vicina foresta di Rendlesham. Accompagnato dal pilota John Burroughs, Penniston si reca sul posto per indagare su quello che sembra essere uno schianto aereo. Quando Burroughs e Penniston si avvicinano al luogo dell'incidente, scoprono con grande sorpresa che non si tratta dello schianto di un aereo, ma dell'atterraggio di un UFO. Penniston e Burroughs sono scioccati di scoprire un UFO di forma triangolare con strani segni sullo scafo che ricordano vagamente i geroglifici egizi. Penniston si avvicina e tocca lo scafo. È liscio e metallico e sente come una scarica elettrica che gli attraversa la mano e l'avambraccio. 45 minuti dopo il loro primo contatto, l'UFO sparisce nella notte a una velocità che Penniston definisce impossibile. Per James Penniston e John Burroughs, questo incontro ravvicinato avrà un effetto devastante sulle loro vite. Poco dopo l'incidente, ho iniziato a stare molto male. A un certo punto le mie gengive sono diventate bianche. Un paio di mesi dopo, mentre ero a casa in licenza, mi sono sentito male e sono andato in ospedale. Il medico mi ha auscultato il petto e mi ha chiesto cosa ne pensa l'Air Force dei soffi cardiaci. L'ho guardato sconvolto e gli ho detto che non avevo un soffio cardiaco. Che cosa è successo a James Penniston e John Burroughs? Sono stati vittime degli effetti tossici dei metalli alieni? Che altro potrebbero fare questi elementi alieni? Dossier segreto. L'incidente Cash Landrum. Dayton, Texas, 29 dicembre 1980. Betty Cash, Vicky Landrum e suo nipote Colby una sera viaggiano su una strada secondaria quando dal nulla sopra la loro auto appare un oggetto luminoso a forma di diamante. Le donne si fermano ed escono a dare un'occhiata, ma vengono investite da un'ondata incandescente emanata dall'oggetto. Poco dopo appaiono in aria una ventina di elicotteri, ma prima che riescano a intercettare l'UFO, questo sparisce nella notte a una velocità incredibile. Nei giorni seguenti
entrambe le donne stanno male. Mostrano segni di quelle che sembrano gravi ustioni e poco dopo iniziano a perdere i capelli. Betty Cash è colpita maggiormente. Due settimane dopo l'incidente viene ricoverata e si avvera uno dei suoi peggiori timori. Ha sviluppato un cancro alla pelle. Riuscirà a sopravvivere alla malattia, ma la terribile esperienza la perseguiterà per il resto dei suoi giorni. I medici temono che i tre passeggeri dell'auto siano stati esposti a una strana forma di radiazioni ionizzanti. Anche la più breve esposizione ai metalli alieni può scatenare danni fisici di questa portata? Sappiamo che non sempre la scienza ha ragione. Appena scriviamo una teoria, dobbiamo rivederla. È stato dimostrato che anche i grandi scienziati della storia, a volte, si sono sbagliati. Molti esperti credono che gli UFO siano costruiti con metalli alieni che potrebbero essere pericolosi per la salute nostra e del nostro pianeta. Ma alcuni ufologi credono che ci sia un fenomeno ancora peggiore attribuito ai metalli extraterrestri. Uno che almeno apparentemente non sembra avere effetti fisici. Secondo alcuni, le persone esposte sono molte più di quelle che pensiamo. Si stima che 10 milioni di persone in tutto il mondo sostengano di essere state rapite dagli alieni nei primi 50 anni di avvistamenti. E alcuni riportano più di qualche cicatrice emotiva della loro esperienza. Osservando questi oggetti con un microscopio a basso ingrandimento o con un comune microscopio biologico, si vedono piccoli pezzi di metallo ricoperti da una specie di tessuto biologico. Il dottor Roger Lair è uno specialista in impianti alieni di metallo sistemati dagli extraterrestri nel corpo delle vittime. Il loro scopo rimane un mistero. Alcuni credono che gli impianti siano un mezzo per il controllo della mente. Altri pensano che siano un modo per alterare geneticamente le persone, trasformandole in ibridi umani alieni. Lair è convinto che siano un pericolo e ha passato gli ultimi 50 anni a rimuoverli chirurgicamente. Secondo lui, è un fenomeno che non finirà mai. Stimiamo che al 10-15% di quelli che crediamo siano stati rapiti davvero è stato impiantato qualcosa, ma non sappiamo bene di cosa si tratti. Ad ogni modo, sono impianti visibili e riscontrabili tramite esami comuni, come i raggi X o le TAC. Secondo le stime di Lair, fino a 1 milione di persone potrebbero portare impianti alieni. E alcuni esperti credono che altri milioni di persone potrebbero essere state rapite senza averne memoria. È possibile che i metalli alieni non rilevati stiano trasformando le nostre vite in bombe a tempo prima di un'apocalisse aliena? Continuate a seguirci e scoprirete i più grandi segreti dell'universo.